do. I can't take up and down like this no more, babe. I need to find out where I am. Robur riparte, è iniziata la settimana che porterà al sentitissimo derby fra le tifoserie, tra i bianconeri e l'Arezzo, domenica ore 20:30 allo stadio Artemio Franchi. La Robur è chiamata a riscattare una serie nera casalinga di 3 sconfitte consecutive. Quale migliore occasione se non quella di una bella cornice di pubblico contro un avversario come l'Arezzo in grande forma, la testimonia anche la vittoria casalinga contro il Cuneo. Sì, perché naturalmente questo fine settimana si è giocato, la Robur osservava il turno di riposo e quindi la classifica è cambiata, il Siena è scivolato al terzo posto, però il Pisa, che ha scavalcato i bianconeri, ha momentaneamente una partita in più, deve effettuare la giornata di riposo. Parleremo quindi del girone, del prossimo impegno del Siena, un piccolo mini bilancio di queste prime 15 giornate, 14 le partite appunto disputate dalla Robur, tutto questo insieme ai nostri ospiti che a breve presenterò, ma soprattutto con gli amici da casa e per i nostri canali, per ricordarli, c'è Lucrezia Polizia. Buonasera, ciao Lucrezia. Giulio, ciao ai nostri amici da casa, vi ricordo il nostro numero di telefono 339 15 20 060 e la nostra pagina Facebook Radio Siena TV. Scriveteci numerosi anche per porre delle domande ai nostri ospiti, li vado a presentare. Roberto Benincasa, ciao. Buonasera, Roberto, a tutti. Ben ritrovato. Dennis Iapichino, buonasera a tutti, difensore della Robur Siena, colgo l'occasione per ringraziare la società e l'ufficio stampa per averci permesso di ospitarlo. E poi è tornato a trovarmi Leonardo Betti, ciao Leonardo. Buonasera Siena a tutti, Club, fedelissimi naturalmente. Roberto, comincio da te. Allora, la Robur non ha giocato, però facciamo un passo indietro, un avvio di stagione sontuoso, per certi versi sorprendente, poi però queste 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, 3 appunto al Franchi, che hanno macchiato questo avvio, lasciando anche un po' dei dubbi sui tifosi e gli addetti ai lavori. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Io penso, da tifoso, che sia mezzo pieno, perché i risultati sono stati importanti, siamo stati addirittura in vetta alla classifica, hanno dimostrato i ragazzi un attaccamento alla maglia, una determinazione, una voglia di fare che effettivamente c'era parsa di non esistere negli anni passati. Quindi grazie a loro, grazie allo staff tecnico, a chi si è adoperato perché questo Siena incutesse e incute paura agli altri avversari, e quindi siamo ben consci che i nostri colori, il nostro colore bianco-nero, siano portati con molta dignità sulle spalle di questi ragazzi. Quello che succede, è successo finora, è successo, lo archiviamo negli aspetti positivi e negli aspetti meno positivi, ma soprattutto ci mette nella posizione di guardare nel futuro, il futuro che potrebbe essere un futuro, diciamo, strutturale per quanto riguarda poi la patrimonializzazione della società, che potrebbe essere veramente un passo avanti determinante per il futuro dei colori del Siena. Dennis, a cosa è servita la sosta? Se è servita, avete ricaricato le pile, avete pensato anche a questi ultimi passi falsi? Sì, certo che aiuta una sosta per staccare un po' la spina, per ora bisogna di nuovo riprendere tutto e andare a 2000. Quindi insomma una pausa che è stata da salutare, però perché a tuo parere questo andamento differente fra le partite in casa e quelle in trasferta? Vi siete dati una spiegazione? No, alla fine sono andati così le partite, noi vogliamo sempre vincere, diamo sempre il massimo, anche l'ultima abbiamo giocato praticamente solo noi. Però poi 3 gol sono troppi, non possiamo prendere così tanti gol. Senti, dal punto di vista personale, non solo sei sceso in campo in tutte le gare di campionato, ma non sei neppure mai stato tolto dal terreno di gioco, ho contato 1260 minuti insieme a Pane, l'unico insomma aver giocato tutti i minuti compresi i recuperi, insomma mi sembra che sia una stagione iniziata decisamente bene per te. Sì, sono molto contento che sta andando così e che è andata così personalmente, poi sta andando ora così con i risultati, però all'inizio stavamo andando bene e mo bisogna di nuovo continuare come all'inizio. Assolutamente, tanto te la cavi benissimo con l'italiano, ti facciamo i complimenti, sei italo-svizzero, comunque grazie. Sia, mi sembra che ecco, da questo punto di vista stai migliorando, un po' come in campo. E allora Leonardo, torno da te,
L'hanno lasciato un po' d'amaro in bocca, però queste tre partite, un orologio perfetto che era stato quello della Roburziena, sembra essersi un po' inceppato ultimamente, lo testimoniano gli 8 gol presi in queste tre gare al Franchi. Io più che altro sono rimasto deluso dalle ultime due gare in casa, perché la partita contro il Monza è una partita che comunque non era stata giocata male, però ci sono delle partite che nascono male, lì dopo alla fine del primo tempo si prese la rete nel momento in cui si stava giocando meglio, una rete secondo me venuta quasi per combinazione da parte del Monza, nel momento in cui si poteva pareggiare non ci si riuscì, loro rifecero il 2-0 in contropiede e sono partite nate male, quindi onestamente uscì dallo stadio nemmeno troppo arrabbiato, sono sincero. Invece non posso dire altrettanto della partita a Livorno e col Pontedera, perché secondo me chiunque abbia giocato a pallone, io l'ho fatta a livello amatoriale, ma qui c'è gente appunto, cioè, Iapino gioca nei professionisti, Benincasa ha giocato a livello di Serie B, chiunque ha giocato a pallone quando una partita è finita, io intendo per finita, quando ti riesci a raggiungere il pareggio al 40esimo a Livorno e al 42esimo contro il Pontedera, ci deve essere un atteggiamento in campo da parte dei giocatori, della squadra e come mentalità di sapersi accontentare, perché sentì una volta una frase di Allegri che disse che nel calcio non è come il basket, ma non c'è solo le vittorie e le sconfitte, ma ci sono anche pareggi, e noi adesso con due pareggi secondo me la nostra classifica sarebbe stata diversa. Molto diversa, sì. Molto. E il Livorno non sarebbe magari scappato adesso. E il Livorno non sono 9 scappato. I punti di distacco. Però Leonardo, la squadra, meno male, anche nelle sconfitte è sempre stata applaudita dal pubblico, che credo abbia apprezzato l'impegno dei giocatori. Domenica non perdiamo però, Questo credo sia l'auspicio di un po' tutto il mondo bianconero, però insomma riguarda la mia domanda, mi sembra capito certo, che insomma il pubblico sia dalla parte dei giocatori. Certo. Roberto, la tua esperienza cosa ti dice in merito? Cosa può servire una pausa di una settimana dopo una serie comunque di partite non felicissime, se si toglie la parentesi del successo esterno a Pistoia? Farsi fare un punto alla situazione e uscire un attimino dalla tensione agonistica delle partite e analizzare attentamente perché per come. Certo è che quando si affida la chiave della squadra, cioè il centrocampo, a giocatori estremamente giovani, può succedere questo, perché hanno dimostrato tutti coloro che si sono alternati al centrocampo, appunto di età, oserei dire giovane se non giovanissima, di cercare di vincere la partita sempre e comunque. E questo magari le persone esperte, l'esperienza non si compra ma si fa sul campo, avrebbero decretato altri tipi di atteggiamento per quanto riguarda la tattica da adottare negli ultimi minuti. Però c'è da dire che in altre situazioni abbiamo vinto noi a tempo scaduto, quindi sì, proprio Arzachena. Ecco, merito chiaramente sempre di questi ragazzi che credono, ci hanno creduto fino in fondo nel fare il risultato pieno. Ritorno a sottolineare che per vincere i campionati, per giocare bene ed esaltarsi va benissimo questa tattica, e c'è bisogno, perché questa tifoseria aveva bisogno di gente che credesse nel lavoro che fanno, però certamente un pizzico di esperienza più in certi punti salienti della squadra non avrebbero fatto scomodo. Dennis, pensavate di rimanere più a lungo in vetta alla classifica una volta appunto arrivati in cima alla graduatoria? Certo, io il mio obiettivo è stare il più lungo possibile da sopra. Poi adesso è andata così e bisogna di nuovo fare il meglio possibile per andare di nuovo su. Senti, 9 punti di distacco dal Livorno non sono recuperabili, oppure c'è qualche speranza? Il campionato ancora comunque non è neppure a metà. La speranza c'è sempre, io ho perso anche in campionato le ultime 5 partite, 7 anni fa. Poi rivedremo la tua carriera, ti percorreremo. No, avrai il tuo spazio. Sì. No, l'esperienza c'è sempre, però noi dobbiamo guardare solo per noi e fare partita a partita e fare risultato. Senti, voglio farti una domanda un po' più specifica. Sarai in scadenza di contratto con la Robur, avete parlato di rinnovo? No, ancora no, adesso stiamo pensando a fare bene con la squadra e tra un mese si parlerà del mio futuro. A proposito del tuo futuro, si era parlato nel finale della scorsa stagione di un
un tuo possibile approdo in Serie B, qualche squadra pareva si fosse fatta avanti, mi sembra che uscì il nome di un club come la Cremonese, poi promossa. Come mai non si è concretizzato questo salto di categoria? Forse per un finale un po' incalando della squadra nello scorso campionato? No, ma alla fine penso che erano più cose non concrete. Più voci? Sì, più voci, parlavano solo e questa era la realtà. Però il finale l'anno scorso ti ha un po' penalizzato, perché con il cambio di allenatore insomma ci sei sembrato molto meno a tuo agio a livello personale. Sì, però giocavamo anche diverso e non è come quest'anno. Esatto. Roberto, su questo so di aprire un po' una finestra. Non giocavate, facevate finta di giocare, quindi è una cosa diversa. Però la sensazione è che tu fossi confinato all'interno della metà campo senza avere neppure la possibilità di spingere, che è poi certo, la tua caratteristica principale. Vabbè, all'inizio giocavamo 3-5-2, poi ha cambiato Scazzola, giocavamo 4-3-3 o sì, 4-4-2, un modulo diverso, e difendevo più che attaccavo. Roberto? Io volevo fare una domanda a Iapichino. Lei si sente più terzino o più mediano di spinta, o più esterno? Perché qui c'è una convinzione da parte di tutti i tifosi che lei sia un esterno di spinta notevole e che abbia dei limiti o delle difficoltà quando va a applicarsi a livello difensivo, per una struttura mentale, per una propensione a quel gioco che l'ha sempre contraddistinto fino ad adesso. Poi chiaramente le scelte degli allenatori che si perpetuano sempre nel solito modo vorrebbero dire qualche cosa, però insomma volevo una risposta a parte sua, perché almeno ci leviamo di torno ogni qualsiasi dubbio e non se ne parla più, perché qui è 2 anni che si sa bene, sì, per no, però forse... È da un po' che vengono queste domande. Io, vabbè, a me piace attaccare, si vede che sono uno molto offensivo, però quando avevo 16 anni un mister mi diceva: guarda, vai dietro in difesa, che almeno attacchi da dietro è un po' più facile. Guarda, se vieni da dietro di Scazzola sei meno marcato, meno osservato. Sì, giochi meno con la spalla alla porta, vieni già con la corsa, è diverso. Sì. Ma vedi, è vero quello che dici te, però partire da dietro significa farsi 30 metri di più, partire dal centrocampo significa fare 30 meno, e queste incursioni durante la partita invece di farne 10 ne fai 30, e dato che hai caratteristiche tecniche rilevanti, perché hai anche un buon dribbling, oltre che anche un cross a rientrare di tutto rispetto, ecco che magari cross e osi ne farebbero più comodo in quantità. Anche lì posso entrare nel discorso di centravanti e colpisce di testa, c'è un senso sì. Il Roberto sai che è un pozzo di scienza, avendo giocato a pallone ad alti livelli. Ma poi anche dipende sempre dal modulo e come giochi, anche come squadra, che giocatori hai. E come adesso, devo dire che mi trovo bene così, perché giochiamo molto sulle fasce, attacchiamo e giochiamo un bel calcio, allora mi viene incontro questa cosa. Mm-hmm. Il mister mette lì terzino, io mi vedo come terzino, mi alleno, mi concentro a fare la fase difensiva più meglio possibile, come facciamo sempre in settimana, e poi il futuro si vedrà. Leonardo, cosa cambiare in questa formazione al rientro dalla sosta? In molti invocano la presenza più costante di Neglia in campo, perché forse Campagnacci non ha convinto appieno, il ruolo non gli calza a pennello, tu cosa ne pensi? Ma io, questa è una bella domanda, onestamente se mi dovessi concentrare sulle ultime partite, anche se non è facile, perché poi andresti a togliere una certezza, perché poi andresti a creare confusione nel reparto, indubbiamente il portiere nelle ultime partite qualche cosa ha lasciato. Non ha dato, a me tra le altre cose Pane mi garba come portiere, però nelle ultime partite non ha dato la sicurezza che ha dato all'inizio, e al di là del gol della papera, perché si parla di papera fatta col Pontedera nella prima delle tre reti, è proprio nell'insieme, nel complessivo, che qualche domenica che il portiere
non sembra dare quella sicurezza e quella affidabilità. Cioè, sembra abbia avuto qualche segno di cedimento. Qualche segno di cedimento, però capisco che poi dovresti rischiare un ragazzo giovane che viene dalla primavera con tutti i rischi connessi del caso, magari perdendosi solo per un periodo di appannamento un titolare certo, non è facile. Poi io per il resto onestamente non cambierei tanto, tranne la mentalità di, come dicevo prima, che di saper leggere le partite, cioè nel momento in cui... Quella anche esperienza che acquisisci sul campo. Che acquisisci sul campo, nel momento in cui una squadra con tanta fatica e tutto riesce nella fase finale a rimontare e a pareggiare delle partite che sembravano perse, deve anche capire quando è il momento di sapersi accontentare. Cose, tra le altre cose, mi sembra abbia detto anche l'allenatore, perché mi sembra abbia detto anche Mignani, nel post gara di Livorno e Pontedera. Dennis, quindi che lezione ha preso la squadra dalle due sconfitte agli ultimi secondi con il Livorno e il Pontedera? Vabbè, anche noi, confermo le parole che ha detto, a volte quando non la puoi vincere la devi pareggiare, o tipo come è andato a noi, che vai sempre in svantaggio, quando arrivi lì al 90esimo che la pareggi, devi dire ragazzi prendiamo questo punto, meglio che perdere, invece questo siamo stati un po' polli sì, diciamo, di questo però si impara e dobbiamo imparare come squadra insieme. Roberto, ti volevo chiedere di Pasquale Pane, perché comunque sia anche Leonardo è entrato nell'argomento Pane, l'estremo difensore classe 1990, c'è un problema secondo te, portiere? Ma sai, quando si subisce 8 reti in 3 partite in casa qualche problema ci deve essere, perché non si sa spiegare altrimenti come da essere la difesa meno perforata siamo diventati un colabrodo, quindi qualche responsabilità nei singoli indubbiamente c'è. Ora, alcune reti sono state reti imparabili, per esempio quelle che abbiamo visto adesso in televisione. Sì, qui abbiamo selezionato alcuni interventi di Pane alternandoli con qualche intervento meno felice. Appunto, però diciamo ci sono partite e partite. Certamente quello che anche altre volte ho sottolineato è che l'affidabilità di un portiere non è quello che ti fa la grandissima parata e poi ti fa due bischerate. L'affidabilità del portiere è quello che ti garantisce sempre e costantemente una quota di atteggiamento che dà tranquillità alla difesa. Quindi trovare questi personaggi non è facile. Ora, anche, l'ho detto anche un'altra volta in questa trasmissione, anche sottoporre una tensione su un giocatore quando si fanno 3 partite alla settimana più volte e inizia a subire reti, magari viene fuori anche qualche cedimento psicologico nel credere in se stessi e nei propri mezzi. Ora, mi auguro che questo non sia, anche perché Pane insomma un po' di esperienza se l'è fatta, specialmente in un girone difficile come quello al sud, e che possa rialzare la testa, perché ha fatto anche delle parate strepitose, non l'ultima, il secondo gol del Livorno aveva fatto una parata strepitosa, delle battute sul palo, quindi se avesse parato quelle saremmo qui a parlare di un super Pane. Poi alla fine l'ultima opportunità è stata tutta una partita costellata un po' da indecisioni. E poi c'è da dire una cosa, volevo sottolineare qui, dato che il gioco promana sempre dal gioco da dietro e i portieri vengono invitati a giocare la palla, un conto è giocare alle 2 o alle 3 del giorno con l'erba asciutta e un conto è giocare la sera quando è bagnato e si chiama in causa il portiere che tecnicamente magari con i piedi non è eccelso, si dà una palla che non è precisa, gli arriva rimbalza in un modo irregolare ed è costretto a prendere una decisione immediata fra calciare la palla, giocare la palla, gli viene male, quindi non è un giocatore normale, è comunque un portiere, siamo in Serie C, quindi c'è da fare valutazione, talvolta quando vedi che il portiere non è nelle condizioni ottimali in quella partita, chiamarlo meno in causa possibile potrebbe essere utile. Lucrezia. Sì, per ora c'è solo un messaggio e ci dicono, tutte le squadre forti hanno 2 portieri, pure noi da mago. Anche 3. Anche 3. Indubbiamente il secondo portiere della Roma Urzena, Lorenzo
Crisanto ha ottenuto anche dei riconoscimenti a livello di campionato primavera, recentemente è stato premiato come migliore estremo difensore della scorsa stagione, appunto nel torneo intitolato a Giacinto Facchetti. Dennis, una domanda, poi ripercorreremo anche la tua carriera. Ma è vero che prima di cominciare a giocare a pallone facevi il meccanico? Sì. Quindi, insomma, ma, sai che Roberto, insomma, ha un'attività che non so se dopo gli allenamenti vuoi venire nella sua officina. Comunque è un po' strana la tua storia, insomma, da meccanico a calciatore. Faccio giocare all'esterno, eh? Perché in Svizzera è diverso, si finisce a 15 anni e poi vai a fare, scegli un mestiere che vuoi fare e fai l'apprendisto. Qui invece di Venezia finisce a 30 anni, sì. A 30 anni cerca anche il primo impiego a volte. Dennis, però non è un caso, credo, che la squadra salga sempre di tono, accadeva anche l'anno scorso quando tu cominci a spingere. No, non, è un sì, però insomma non ti vuoi sbilanciare, non ti vuoi prendere troppi meriti. Ce lo può dire anche in tedesco. Sì, sì, speriamo che iniziamo di nuovo a spingere come abbiamo fatto all'inizio, con... Più rabbia, più concentrati, che abbiamo perso un po' queste cose, questo 10%, questo 10% può fare tante cose, che alcuni punti che abbiamo fatto non li abbiamo fatti l'ultimo mese, diciamo. Leonardo, il Siena ha una forma di dipendenza da Marotta, è vero che se togli il giocatore più forte, più carismatico a qualsiasi squadra, poi quella formazione va inevitabilmente in difficoltà. Però insomma dica ad Alessandro Marotta non può essere una pedina a cui rinunciare. Allora io su questo dico che Marotta è un giocatore importantissimo per il Siena, lo dimostra, infatti ha fatto 5 reti, poi gioca da leader, ha senz'altro una personalità forte anche con i compagni e pertanto... Non ha ancora segnato a Rastrello. Però... Cioè, il problema di una squadra che come il Siena, secondo me, al di là del fatto che l'assenza di Marotta è indubbiamente pesa, perché non negarlo sarebbe stupido, però secondo me il problema delle ultime partite non è stato tanto Marotta, perché se io vado a Pistoia e faccio 2 reti, gioco un quasi al Ponte d'Era e faccio 2 reti, una squadra che fa 2 reti deve vincere la partita, ma male che vada pareggia, perché se ne chiappi 3. Allora, su errori più individuali, certo, però una squadra che arriva a segnare 2 gol a partita indipendentemente da Marotta, perché Marotta non c'è stato, noi si è segnato un gol a Livorno senza Marotta, 2 gol alla Pistoiese e 2 gol al Ponte d'Era. Una squadra che comunque fa 5 reti senza Marotta deve essere in grado di portare a casa non una sola vittoria ma più punti rispetto a quelli fatti. Quindi siamo dipendenti da Marotta, ti dico sì, più che altro per la personalità, per il carisma, per alcune cose, però la squadra comunque la via del gol, anche se con fatica, se con la poi alla fine la trova. Prima della pausa un intervento di Roberto, poi dopo la pubblicità riprenderemo con i messaggi. 2 cose da dire, sottolineo quello che ha detto Iapichino prima, 10% meno, 10% meno di determinazione, dato che è una squadra che lotta, inizialmente ha lottato su tutti i risultati fino al 90, al 90esimo anche oltre, ma lottando mentalmente veramente al 100%, basta che cada un attimino di concentrazione di quel 10% che diventa una squadra normale. Questo è un elemento fondamentale da sottolineare. L'altro aspetto di Marotta, in casa ha segnato poco perché ci aspettano tutti con la doppia linea centrocampo difesa bloccata e Marotta dovrebbe agire un po' come punta, un po' come seconda punta fra le due linee, trova molto molto pochi spazi e quindi è qui che trova delle difficoltà nel segnare, nel realizzare, nel tirare in porta, quindi c'è veramente qualche cosa, bisogna accelerare secondo il mio punto di vista, modesto punto di vista, accelerare la costruzione del gioco da dietro, magari rinunciando a un passaggio in più laterale ma qualcuno più in profondità, per evitare il rientro da parte perlomeno degli attaccanti delle squadre avversarie, onde evitare di avere tutti i 10 giocatori avversari di fronte. Perfetto, la pubblicità incombe, facciamo una piccola pausa su Calcio Spettacolo, dobbiamo leggere ancora i messaggi, pubblicità, rimanete con noi.
Di nuovo insieme con Calcio Spettacolo, la seconda parte. Direi di ripartire però con i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è anche qualche domanda per Iapichino. Per Iapichino, ti trovi meglio dietro in una linea 4, visto che in altre sue esperienze hai giocato esterno basso, o giocare con i tre dietro e salire come esterno di centrocampo ti è più congeniale per le tue caratteristiche? Allora, il nostro ascoltatore credo si sia connesso adesso, perché Dennis ha già risposto, però per il nostro amico da casa, insomma, ribadiamolo. Allora, per me è sicuramente più facile se giochiamo a 3-5-2, a 3 dietro. Però se giochi un bel calcio, 4-4-2, 4-3-3, va bene. Perfetto, andiamo ancora con i messaggi? Sì. È opinione e idea comune che la Robur può tornare grande, ma solo lasciando lavorare la Durio, che tanto ha investito sino ad oggi, e l'attuale staff dirigenziale e tecnico. Di tutto il resto, alla Siena Sportiva, a quella che ama la Robur, non interessa niente. Forza Roburona! Dennis, che rapporto hai con la dirigenza, con il presidente, il vicepresidente? Buon rapporto. Non vi fanno mancare niente? No. Insomma, società organizzata, ti trovi bene a livello sì, personale? Sì, benissimo. Perfetto, quindi insomma, anche da questo punto di vista mi sembra che da parte tua ci sia serenità, ti trovi bene a Siena? Sì. Che poi la tua prima esperienza in Italia. Sì. È stato sempre il tuo sogno giocare qua? Sì. Poi alla fine l'ha realizzato, avevi fatto già qualche provino in precedenza? Sì, sono stato ad Avellino. Però poi non andò in porto la trattativa, perché anche a Siena è arrivato come aggregato al ritiro, no, di Castel del Piano, poi sì. Dopo un periodo di prova sei stato tesserato. Torniamo da Roberto, vediamo anche la classifica grazie alla nostra regia, se la può preparare, perché volevo farti commentare proprio la graduatoria di questa giornata, la rivedremo un po' successivamente. Il Pisa vince in trasferta nel posticipo contro il proprio Piacenza per 0-3 e scavalca la Robur. Il Pisa ha comunque una partita in più perché non ha osservato il turno di riposo. Cosa dire, insomma, il Livorno è a 9 punti. Ma dunque, senti, prima di tutto se ne parlava anche a microfoni spenti, il Pisa che risale senz'altro in questo momento ha dato una mano al Siena, perché si ripone come alternativa al Livorno e domenica c'è una partita importantissima. Pisa-Livorno potrebbe essere significativo, la vittoria eventuale del Pisa sul Livorno è un risultato positivo del Siena, quindi essere lì vicino alla vetta senza avere le tensioni di chi è primo o secondo potrebbe facilitare il proseguo del campionato del Siena. Certo non è facile, non sarà facile, tutte le squadre sono agguerrite, però questa potrebbe essere una lettura per il proseguo del campionato. Leggiamo la classifica, Lucrezia. Sì, Livorno 36, Pisa 28, Robur Siena 27, Viterbese 24, Lucchese Olbia 23, Monza 21, Arzachena Carrarese 20, Arezzo 19, Pistoiese 19, Piacenza 18, Gian Erminio 17, Pontedera 16, Cuneo 13, Alessandria 12, Propacenza 11, Gavorrano 10, Prato 8. Leonardo, Livorno schiaccia Sassi, insomma 6 vittorie nelle ultime 7 partite, tra l'altro 14 gol segnati nell'ultimo quarto d'ora, insomma sono tantissimi, lì ci vincono le partite i labronici. Livorno sembra in un momento magico, sembra abbia proprio dato, abbia vele spiegate e quindi di conseguenza abbia dato il largo a tutti, la regata la sta vincendo proprio in poppa magna, direbbe un campionato chiuso? Campionato sembrerebbe chiuso, anche però non si può mai dire, perché comunque l'anno scorso ci insegna la Cremonese a 9 punti di vantaggio, riuscì a farsi rimontare. A microfoni spenti si diceva che si potrebbe sperare magari in qualche defiance da un punto di vista di età anagrafica, perché Livorno comunque è una squadra abbastanza vecchia. Io mi ricordo che prima di retrocedere in C1, l'anno in cui era in Serie B, fece un girone d'andata dove era in zona playoff e poi ebbe una debacle al girone di ritorno, e alcuni di quei giocatori fanno parte della rosa attuale del Livorno. La speranza è quella, però indubbiamente sembrano andati. Ecco. Una battuta, Leonardo, te la volevo chiedere anche sull'Alessandria.
esonerato l'allenatore Cristian Stellini, risoluzione consensuale poi con il direttore sportivo Pasquale Sensibile. Oggi è stato nominato Michele Marcolini, nuovo tecnico, con Massimo Cerri, direttore sportivo. Insomma, direi poche due vittorie in 14 giornate, un flop clamoroso anche a livello poi di quello che è il monte ingaggi della squadra piemontese. L'Alessandria per quest'anno è fuori da giochi, quando i campionati partono in un certo modo, poi anche se hai una buonissima rosa che senz'altro sarà in grado di riprendersi e fare anche un filotto, però hai accumulato talmente tanti punti di svantaggio che poi non ci crede più nemmeno la squadra e... Anzi, rischia poi di andare a lottare per degli obiettivi, impensabili ad inizio campionato, poi quando sei lì e non sei abituato, Roberto, no? Rischi grossi. Sei il rebound della mancata promozione l'anno scorso ed essere stato veramente pesante, perché avere un cedimento così verticale significa che i giocatori importanti che l'anno scorso hanno trainato l'Alessandria in vetta alle classifiche a un passo alla promozione hanno ceduto moralmente o psicologicamente, e questi aspetti non si guariscono se non cambiando aria. Dennis, cosa ne pensi di questa classifica? Al di là della roba, delle altre. Va bene, Alessandro, come stiamo dicendo, sta lì, però si sa che i giocatori singolarmente hanno bei giocatori, però stanno lì. A Siena giocarono un'ottima gara, sembrava che da là poi il campionato potesse mettersi su un altro binario per loro. Sì, ma non si sa mai, forse fanno un filotto come hanno detto, però speriamo che restino là sotto. Senti, la squadra che ti ha maggiormente impressionato, il Livorno, quando l'avete sfidata? No, più Pisa e anche Alessandria, perché avanti sono forti. In casa è stata una bella partita, sì, da parte loro. Alessandria, si sa, io ho giocato l'anno scorso contro di loro, i giocatori hanno qualità, sono sempre pericolosi, però non so cosa c'hanno quest'anno che stanno lì. Vediamo anche i risultati che sono maturati in questa giornata, la 15ª, dove appunto la Robur riposava. Lucrezia. No, questo è il prossimo turno, andiamo con i risultati del giorno. No, niente, manca una grafica sola, guardiamo se la troviamo, se no andiamo avanti. Ecco, credo che stia arrivando, no? Allora aspettiamo con le grafiche, visto che c'è un problema tecnico. Proiettiamoci allora alla sfida contro l'Arezzo di domenica sera 20:30 ad Artemio Franchi, poi andremo a rivedere anche la grafica giusta, e quindi partiamo con la clip. Abbiamo cercato di riassumere gli ultimi derby delle ultime due stagioni fra la Robur e l'Arezzo. La Robur è riuscita a vincerlo 1 in campionato, poi un pareggio e due sconfitte l'anno scorso che ancora bruciano, la squadra se l'ha chiamato a riscattarle. Vediamoci una breve sequenza delle reti segnate in questi ultimi due anni nei derby. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo. Vai, Felipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixota dela. Vai, Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparado pra fuder cacheca dela. Vai. Favela, a bailão é baile de favela. E na rua 7, baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tcheca dela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixota dela. Vai, Felipe, baile de favela. Que a Marconi, baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder.
de caixota dela vai. Joelho de pé, baile de favela, que a Marconi, baile de favela, que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados pra fuder, caixota dela vai. Joelho de pé, baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados pra fuder, caixota dela. Questi dunque gli esiti degli ultimi derby fra la Robur e l'Arezzo. Leonardo, arriva al Franchi una squadra Amaranto comunque in forma, 19 punti con il cambio d'allenatore, la formazione appunto del neotecnico Pavanella ha cominciato a marciare, tra l'altro hanno un po' il problema della Robur in casa, ora hanno sfatato un tabù, hanno vinto soltanto una delle ultime 13, battendo appunto il Cuneo per 2-0, da questo punto di vista si sono rimessi un po' in carreggiata, in trasferta vincono molto, hanno vinto per esempio ad Alessandria, a Monza contro il Gianerbino, hanno pareggiato a Livorno, squadra da temere. Sì, intanto queste squadre Amaranto ci stanno portando un po' male e non vorrei che succedesse il 2 senza 3, tocchiamoci. Beh, tutti, che già col ponte diretto di Livorno, ascolti. Mi sembra che con l'Amaranto quest'anno non è che ci sia un grosso feeling. Questo Amaranto, tra le altre cose, è un Amaranto che a Siena è bene, insomma, visto che qui ci sei a Pino, è bene far capire, in quanto rappresentante della squadra, che quella di domenica è un derby molto sentito. Ecco, confessionale fra Leonardo Betti e Danny Siavino. Da parte della tifoseria è un derby molto sentito, dove sarebbe auspicabile vincere, dove verranno dei simpatici tifosi dell'Arezzo e io non è che rimangano un po' indigesti, insomma, ecco, questi tifosi dell'Arezzo, però ci sono, li accoglieremo. E devo dire che la mia prima trasferta fu a Arezzo nel 90, quindi sono ben 27 anni, e hanno loro questa cosa, e quando noi andiamo a Arezzo ci tirano sassi, i problemi poi nascono sempre. Questi purtroppo sono sei episodi assolutamente da condannare e che mi auguro siano stati perseguiti penalmente. Non sono mai stati perseguiti, e comunque devo dire, quando poi hanno finito di tirare sassi e noi scendiamo a Pullman, si defilano un po' questi tifosi Arezzo, ecco, non ho capito mai, però non è che finito di tirare sassi. Tra l'altro, Leonardo, io ho scelto di non mostrare la foto, ma recentemente è comparsa anche una scritta fortemente antisemita, che stigmatizziamo assolutamente, per far capire, insomma, che purtroppo anche negli stadi di Lega Pro accadono queste cose. Terrei a precisare che l'Arezzo ha vinto l'anno scorso a Siena dopo 50 anni, ecco, per i prossimi 50 anni si è dato, quindi è un episodio. Stiamo, ci può stare ogni 50 anni che una squadretta come l'Arezzo vinca a Siena, vediamo che non risucceda. Dennis, come state preparando questa sfida contro l'Arezzo, che comunque è un'ottima squadra, perché è un attacco con Moscardelli e Cutolo, non ce l'hanno tutti in Serie C? Abbiamo iniziato oggi di nuovo gli allenamenti, però siamo carichissimi e vogliamo fare il risultato soprattutto in casa nostra. Ultimamente è mancato. Sì, poi perché soprattutto per me, io ci tengo per i tifosi. È molto sentita questa partita. Ci sostengono tutte le partite, è giusto che vinciamo questa come gli altri, e poi in casa che iniziamo a vincere le partite. Cosa temere di questo Arezzo, quei due davanti? Sì, sono bravi, ormai hanno l'età che Moscardelli ha, la sua età, e c'ha esperienza, si sa, si deve dare occhio a questi 90 minuti, non farlo fa niente. Roberto, insomma, Arezzo squadra di tutto rispetto, giocano con un 3-5-2 abbastanza offensivo, con appunto Moscardelli 5 gol segnati, Cutolo 3, poi ottimi centrocampisti, Foglia, De Feudis, tra l'altro è rientrato domenica contro il Cuneo anche Cellini dopo 10 mesi di infortunio al ginocchio. Ma, senti, prima di tutto l'Arezzo l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, ha fatto i playoff e ci si aspettava tutti che andasse avanti, invece poi è rimasto bloccato subito fin dall'inizio. E questa è stata una sorpresa negativa. Si sono ripresentati
facendo capire che la loro intenzione era di fare un altro campionato all'avanguardia, se non che sono incappati immediatamente in una sconfitta grave in casa con l'Arzachena. Questa Arzachena proveniente dalla Serie D che ha minato le certezze di una squadra, perché anche a Siena abbiamo visto che ci ha fatto penare e non poco, però per una squadra che l'anno scorso ha fatto bene e che si era riproposta di fare bene un'altra volta, perdere da una neopromossa in modo anche pesante, perché mi sembra 3-1 sia stato il risultato finale, abbia minato veramente le certezze. E poi un'ulteriore sconfitta fuori, un pareggio in casa. Comunque, poi l'esonero dell'allenatore, perché erano partiti con Claudio Bellucci. E poi non dimentichiamoci anche qualche situazione all'interno della società non perfettamente chiara e utile per la bisogna, esatto, abbia decretato qualche punto positivo in meno. La partita sarà comunque difficile per ovvi motivi, perché questo girone di Serie C non è soltanto un girone di Serie C, è un girone, un campionato in un girone, perché tutte le Toscane, qui abbiamo 10 squadre toscane, è un doppio campionato, bellissimo per quanto riguarda la possibilità di vederlo, di assisterlo, di affrontarlo emotivamente, ma estremamente complesso nel vincerlo. Quindi negli anni passati questo girone è stato appannaggio di tutte altre squadre, non quelle toscane, perché le toscane poi lasciano ferite su di loro, quindi bisogna essere molto attenti. Leonardo, ti volevo chiedere, l'Arezzo, come ha anticipato anche Roberto, attraversa una grave difficoltà a livello societario, attende anche 2 punti di penalizzazione perché non ha ottemperato in estate alle scadenze federali secondo quelle che sono le norme regolamentari nei tempi utili. È stato approvato il bilancio al 30 giugno 2017, un atto poi prodromico alla cessione della società, messa in vendita dal patron Mauro Ferretti, che a Siena si era anche avvicinato. Tra i colloqui per rilevare la società, sembra addirittura d'arrivo poi la trattativa con un imprenditore lombardo con interessi in Francia, il nome non è uscito, si era presentato anche Raffaele Tartaglia, che insomma da Siena è passato in circostanze poco felici. Mi sembra anche un certo Munzi ci hanno avuto a che fare. Quella sì era un'altra questione. Sì. Dove è? Ad Agrigento è andato? No, quello è Munzi, sì, ma a Lucilli, sì, che Lucilli, pare Lucilli, stia per acquisire le quote dell'Acragas, il 99%. Io mi auguro che non ci sia questo passaggio di proprietà, che continui la crisi societaria dell'Arezzo e che tornino a fare il derby con il Sansepolcro. Ecco, proprio così drastico, noi, viva lo sport! Perfetto, noi saranno contenti da Arezzo per questo Arezzo, augurio che gli fa, questa maledizione che gli ha lanciato. Comunque, ecco, hanno dovuto competere anche su questi 2 fronti. Siamo pronti con i risultati della giornata, abbiamo risolto i problemi tecnici perché così almeno facciamo un punto globale della situazione. Lucrezia? Arzachena Lucchese 1-2, Alessandria Viterbese 1-3, Arezzo Cuneo 2-0, Gian Erminio Prato 5-0, Livorno Olbia 2-1, Pistoiese Piacenza 2-1. Pontedera Monza 0-0, Gavorrano Carrarese 2-0, Propiacenza Pisa 0-3, Riposa Roborsena. Allora Roberto, ti chiedo, la Lucchese mi sembra che stia venendo fuori, sì, perché ha cominciato a vincere diverse partite, in particolar modo in trasferta, ne ha perso solo una nelle ultime 9, e poi anche la Viterbese con il cambio d'allenatore e l'arrivo di Sottili coglie 3 punti importanti ad Alessandria, quindi anche altre squadre si stanno riprendendo, affacciando in parti alte della classifica. Il Gavorrano che esce dall'ultimo posto. Dunque la Lucchese, già la partita in casa con la Lucchese vinta 1-0, aveva dimostrato di essere una squadra molto, molto con quadrata, con 4 assenze di giocatori titolari. Esatto, molto quadrata, è una squadra temibile, è una squadra effettivamente pensa abbia iniziato a trovare una quadra, ed è questo un elemento che la fa senz'altro come protagonista nel proseguo del campionato, una squadra temibile. La Viterbese l'abbiamo già incontrata, non c'è niente da dire, alti e bassi, comunque ancora c'è da... Tre allenatori ma questo sulla panchina con un laziale. Presidente di quel tipo non è una novità. Il Gavorrano che non, diciamo, noi abbiamo, io ho visto la partita dell'andata vinta,
non mi era parso così scarso. Sono anche rinforzati. Da avere zero punti, chiaramente hanno trovato il sistema appunto di rinforzarsi in certe zone del campo e con cambio di allenatore hanno, diciamo, trovato un sistema migliore per affrontare questo campionato estremamente difficile. Altre cose sulla partita, sulla partita di domenica, c'è da ridire, come si è detto, la vittoria dell'Arezzo. L'Arezzo in 19 punti, non dimentichiamoci che poche giornate fa aveva pochissimi punti. Dall'arrivo del nuovo allenatore l'Arezzo ha fatto un punto meno del Siena. Esatto, quindi ha fatti 16, noi, 17 insieme. Ritornando a quello che ha detto Iapino un quarto d'ora fa, questo 10% in meno di rendimento non dobbiamo averlo più, bisogna cercare di essere sempre al 100%. Dennis, che differenze ci sono fra il gruppo di quest'anno e quello dell'anno scorso? C'è più affiatamento? No, siamo più legati, facciamo più cose insieme, è un gruppo diverso, un bel gruppo, godo questo momento bello. Tra l'altro è legato molto, ho visto, perché ormai i social network sono inflazionati e dominano la nostra vita, con Boulevardi e Maus. Sì, non solo loro, siamo in tanti. Facciamo cene, siamo insieme, guardiamo le partite, Grande Fratello, sono cose belle, fanno spero bene. Spero anche calcio spettacolo. Sì, anche. Poi fa bene al gruppo stare insieme, conoscersi bene uno tra l'altro, questo è importante. Non dovete perdere questa occasione. Perché quando si trova veramente un gruppo importante, un gruppo che si cementa durante la settimana in tanti aspetti, è difficile poi ritrovarlo in tanti altri aspetti con altre squadre. Quindi il momento è questo qui, sì, mordere, perché ora l'occasione è questa, ma non tanto per dire si deve vincere, ma dovete esprimere il meglio, perché non sempre queste opportunità si ripresentano. Va bene, io sono tanto con Danilo e Mauso, che loro hanno un po' di anni meno di me, e io gli dico sempre questo, dobbiamo approfittare di questo momento quando va bene, perché approfittiamo tutti, ci cambia la vita a tutti. Io a 20 anni ho perso questa occasione e non voglio che lo perdano anche loro quando va bene così. Questo ti fa onore, perché è vero, cambia veramente la vita. Sì. Leonardo, è il momento di pensare anche a dei rinforzi, e quindi parlo di calciomercato, per ritoccare questa rosa? Cosa manca a questo gruppo a tuo avviso per fare il salto di qualità? Insomma, il direttore sportivo Dolci dove dovrà operare? Questa è una domanda, non è semplice rispondere a questa domanda. Non è semplice, senz'altro, trovare qualcosa in avanti, che qualche punta centrale che magari riesca a raccogliere quei numerosi cross che vengono fatti nel corso della partita per finalizzare l'azione, perché di mole di gioco se ne fa tanta, di palloni nel mezzo se ne butta tanti, però succede spesso che poi di testa o con altre parti del corpo la prende sempre la difesa avversaria. L'ultima partita al Potrea mi sembra si è battuto 14 calci d'angolo. Sì, contro uno, cioè non esiste, io batto 14 calci d'angolo e non riesca una a finalizzarla, quindi lì senz'altro è un qualcosa che manca. Poi non è facile, perché comunque, ripeto, secondo me la squadra del Siena è abbastanza completa, nelle ultime partite c'è anche per il modo di giocare, poi trovare dei rinforzi. Cioè, noi consideriamo che in questa squadra qui attualmente c'è delle persone come Cruciani, come potrebbe essere Damian, o come potrebbe essere lo stesso Guerri, all'inizio qualche apparizione aveva fatta, che non giocano praticamente mai, e che è gente che in altre piazze comunque avrebbe senz'altro un contributo maggiore. Quindi io vedo principalmente davanti qualcosa che ci possa permettere, in certi momenti in cui le squadre si arroccano dietro, le altre squadre si arroccano dietro, di scardinare le difese avversarie. Però la cosa che secondo me è mancata più di tutti è stata la mentalità in certi momenti della partita. E questo l'ha ribadito, sì, più volte. Quella non si può acquisire, fa parte di un percorso di crescita che non si affronta durante la stagione. Momento della pubblicità, ultima pausa, poi il rush finale di calcio spettacolo, ancora tanti argomenti, restate con noi.
Di nuovo in onda con Calcio Spettacolo, il blocco finale. Prima di andarci a vedere il contributo di Filippo Tozzi con il punto sulla 15ª giornata del campionato di Serie C Girone A, almeno riusciamo anche a chiudere il cerchio sul torneo della terza serie italiana, chiamo in causa la regia perché volevo che venisse mostrata la grafica con il regolamento dei play-off, perché è particolarmente interessante capire il motivo per cui la Robur dovrà, se ci riuscirà naturalmente, arrivare al secondo posto. Ecco qua, perché i playoff quest'anno hanno una formula particolare rispetto all'anno scorso, viene più valorizzato chi si classifica secondo. Allora, la leggo con l'ausilio appunto della grafica. Prima ci sono due fasi che si articolano nei singoli gironi, quindi nei tre gironi si affrontano la quinta contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l'ottava. Escono fuori naturalmente tre squadre vincitrici che vanno poi ad incontrarsi con la quarta classificata, che dunque entra in gioco. Cosa succede? Che risultano vittoriose due per girone, quindi in tutto sei squadre che accedono alla fase nazionale, al primo round della fase nazionale, dove si aggiungono le tre terze classificate, di cui del girone A, B e C, più chi ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Questo è un match, questi match saranno andata e ritorno, quindi in tutto 10 squadre, ne usciranno 5 vittoriose, dove si aggiungeranno le tre seconde classificate in match di andata e ritorno anche qua. Quindi arrivare secondi è molto importante, perché entri in gioco praticamente a ridosso delle Final Four, quando mancano soltanto 8 squadre. Quindi le Final Four che si sviluppano in semifinali, in gara di andata e ritorno, qui è differente rispetto all'anno scorso, e la finale secca. Non so se Roberto ha qualche commento in merito. Comunque il secondo posto è molto più valorizzato, è più un torneo con campionato, e quindi è giusto che noi si rimanga concentrati sul pezzo, perché arrivare in un'ottima posizione significa avere meno fatica da sopportare le ultime partite, quelle più significative, oppure però fermarsi a lungo, che questo sì, questo potrebbe essere, sì, non so bene se positivo o negativo, perché fermarsi a lungo uno perde anche quella vista agonistica che magari ha conquistato durante il campionato, e un certo rilassamento potrebbe farla da padroni. Dennis. Quindi insomma troviamo un equilibrio. Dennis. Con quello che giochi in casa, oppure come, scusami? Che giochi in casa, hai il vantaggio, la squadra meglio, no? Classificata, sì, gioca in casa. Quello sì. C'è sempre. Sì, quello sempre, sì. Il pareggio pure. Come? Il pareggio? Il pareggio nelle gare secche hai 120 minuti, se no, però nelle gare andata e ritorno sì, naturalmente valorizzi la meglio classifica. Però se pareggi dopo 120 minuti hai passato il turno. Sì, esatto, sì, infatti. Sì, quindi esatto. È vantaggioso. Quindi sì. Nella prima fase, quella a gironi, non ci sono le gare andata e ritorno, passa la meglio classificata, gare secche nei 120 minuti, successivamente appunto andata e ritorno, lì si tiene conto del doppio confronto. Leonardo? No, me l'avevano già detto di questa cosa, però non l'avevo capito. Non so se siamo stati molto chiari noi, però abbiamo cercato di buttarla. Devo dire che a questo punto il secondo posto diventa molto importante, perché te salteresti le prime tre partite di fatto ed entreresti dalla quarta partita. Che poi non è una partita, ho capito bene. Che poi sì, esatto, interessi, no, la quarta fase. La quarta fase ci sarebbe una prima partita tra le sette. Salteresti i playoff di gironi. Poi c'è una seconda dove entra le quarte, sì, e esatto, una terza partita dove entra le terze. Chi ha vinto la Coppa Italia. Sì. Quindi praticamente quando arrivi a giocare, quelli che hanno iniziato o comunque le seconde hanno già almeno minimo una partita. Praticamente diceva Dennis, entri come se fosse a quarti di finale. Sì. Ecco. Una sorta di Champions League a quarti allora di finale. Allora ragazzi, cercate di arrivare a seconda. No, se non primi, per carità. Se non primi meglio, ma visto è un po' difficile. La facciamo prima, cioè, che sta finita. Sì. Visto che diventa un po' difficile ora arrivare primi, il secondo comunque posto tutte le partite, è molto importante. Tutte le partite non vengono fatte una alla settimana, vengono fatte più partite in una settimana. Sì. Quindi sarà importante anche la qualità della panchina, che sarà determinante, non veramente, perché a far arrivare in fondo a un campionato così logorante, perché si è già parlato prima di continui derby eccetera eccetera, arrivare a confrontarsi per poter vincere l'unico posto a disposizione non sarà facile. Avere una rosa a disposizione importante aiuta ad andare avanti meglio. Lucrezia con i messaggi. Ma siete facciamo sicuri? Facciamo anche il nostro Roberto, almeno. Allora, ma siete sicuri che un eventuale arrivo in attacco poi giocherebbe? Io la penso come voi, ma potrebbe rompere certi equilibri interni? Può essere.
E per trovare la persona giusta, scusa, Sì, sì, vai. Trovare la persona giusta non è sbagliato. Comunque le dichiarazioni del vicepresidente Trani mi sembra siano questa volta appropriate. Non stanno cercando niente se non viene una grande occasione, e mantenere gli equilibri sarà fondamentale, perché le squadre, il morale, l'amalgama si crea dall'inizio, chi arriva successivamente è difficile possa compenetrarsi in una globalità di morale già creata. Quindi guardiamo un attimino che cosa trovare potrebbe essere vantaggioso o no, ma con molta circospezione va fatto l'analisi e poi andiamo con la carriera di Apichino. Prima con un messaggio. Premetto che mi sono collegata adesso, quindi magari dico cose già dette. Questa squadra non è pronta per lottare per il primo posto, secondo me vale un quarto o quinto posto, a meno che non si vada sul mercato e ci si rinforzi dovutamente. Apichino non è un terzino, chi lo vuole in quella posizione gli vuole far fare figuracce. Luca. Questo è il giudizio categorico di Luca. Altro messaggio? Anche stasera una trasmissione interessante con molti spunti sulla nostra Robur Siena. Grazie e forza ragazzi. Grazie al nostro ascoltatore o ascoltatrice, continua a seguirci. Un ultimo messaggio. I pisani sono autolesionisti. Domenica non entreranno all'arena per il derby, in solidarietà ai rivali livornesi. Che storia strana. Questa è l'amicizia che c'è trasversale fra le varie curve, non è un discorso soltanto attinente alla singola squadra. Ma levo al volo perché se no non riusciamo. No, perché andrebbe fatto un ragionamento. Io voglio dire, lo stadio di Pisa è simile a quello di Siena, ci tra 12-15 mila persone. Se un prefetto o questore, che dir si voglia, non è in grado di saper garantire, il settore ospiti ce ne entrerà 1.000-1.500 presumo, non è in grado di saper ospitare 1.500 tifosi in una squadra avversaria, come è stato fatto a Siena per quei migliaia di livornesi che sono venuti per il derby, secondo me deve fare un'altra cosa nella vita. Lucrezia, leggiamo la carriera del nostro Dennis. Dennis Apichino, classe 1990, 2 anni tra giovanili e prima squadra nel prestigioso club del Basilea. Dal 2010 a gennaio 2012 ha indossato la maglia del Lugano, prima di sbarcare nella massima serie del campionato americano al Montreal Impact e poi al DC United. Apichino ha fatto successivamente rientro in Svizzera, giocando dal 2014 al 2016 nel Winter Tour. 50 partite nella Robur Siena, colori che indossa dall'estate 2016. Dennis, hai giocato con Nesta, con Di Vaio, con Paponi e con Pisanu, che è un ex Siena, nel 99-2000 ha giocato con i bianconeri, mentre eri appunto negli States, al Montreal Impact, squadra canadese. Che ricordi hai di questi personaggi, di Nesta in particolare? Con altri, Bernardo Corradi, Nelson Rivas e Matteo Ferrari. Quindi anche dei maestri. Sì, è stata una bellissima esperienza e sono contento di averli conosciuti. Qui vediamo degli assist che hai fornito in maglia Siena, vai. Che mancano quest'anno. Eh sì, è vero. Abbiamo preso infatti quelli dell'anno scorso, se ci fai caso. Vai. No, stavo dicendo, sono contento che li ho conosciuti perché ho ancora adesso contatto con loro, come per dire con Bernardo quando vado al mare, li scrivo e lo sento, lo vedo qua a Siena. Cioè. Sì, siamo ancora in buonissimi rapporti. E poi va bene, giocare vicino a Nesta o Matteo Ferrari o un Rivas sono campioni, è stato bello a 21 anni, ho imparato tante cose che non avevo come terzino, che prima ero ancora più difficilmente, dovevo migliorare molto e ho imparato tante cose. Senti, invece a Lugano, oltre che con Davide Possanzini, un ex attaccante del nostro campionato, hai condiviso anche l'avventura con Lorenzo Crocetti per un periodo di tempo, sì, che ha giocato qui a Siena in Serie D, segnando, sì, anche, totalizzando anche un numero di gol da doppia cifra. Non so se lo senti ancora, insomma, ha lasciato un ricordo molto positivo a Siena. Sì, l'ho sentito l'anno scorso che stava a Colle. Sì. Sì. Pare che potrebbe tornare al Poggi Bonzi, tra l'altro, il mercato di riparazione in eccellenza. Questo. Non lo so, ma no, ci siamo sentiti. Lo dico da detto ai lavori. Siamo sentiti per messaggio, più che altro.
Perfetto, prima di chiudere, allora ascoltiamoci Filippo Tozzi e poi torniamo in studio per i saluti finali. Vai Filippo. Quando il gatto non c'è, i topolini ballano, dice il proverbio, e il topolino labronico non si è fatto sfuggire l'occasione dell'assenza del gatto bianco-nero per non interrompere la propria marcia da capolista. Gli uomini di Sottil faticano più del previsto contro l'Olbia, ma alla fine portano a casa l'intera posta in palio. Leverb porta in vantaggio i sardi, ma il Livorno risponde con Valiani e con Ponce all'84esimo minuto, proprio su assist di Valiani, la marcatura che regala al Livorno i tre punti, messa a segno da Ponce. Non vi dico quali titoli ha provocato sulla stampa labronica, uno su tutti, Ponce a bollore. Chiudiamo questa breve parentesi e continuiamo a parlare del campionato con l'altra formazione sarda, l'Arzachena, che cade in casa sotto il doppio colpo inferto dalla Lucchese, ma soprattutto da Fanucchi. Agli uomini di Giorico infatti non basta l'iniziale vantaggio di Curcio, vittoria esterna della Viterbese che al Moccagatta stende definitivamente l'Alessandria grazie alle reti di Gissa Bismarck, di Celiento e di Cenciarelli, a cui nulla può opporre la momentanea replica del solito Gonzales. Tra l'altro l'Alessandria ha esonerato mister Stellini, rara vittoria casalinga per l'Arezzo che con Foglia e Di Nardo si prepara al meglio al derby del Rastrello di domenica prossima contro la Robur e nel frattempo stende il Cuneo per 2-0, pareggio a reti bianche tra Pontedera e Monza, mentre il Gian Erminio seppellisce il Prato sotto una valanga di gol. Perico, Chiarello, Bonalumi e la doppietta dell'ormai solito Salvatore Bruno condannano i Lanieri all'ultimo posto in classifica, anche grazie alla contemporanea vittoria del Gavorrano sulla Carrarese. Moscati e Vitiello infatti firmano i gol che rimettono i Minerari in piena bagarre per la salvezza e soprattutto per la prima volta in stagione li allontanano dall'ultima posizione in classifica. Continua il buon campionato della Pistoiese di Indiani, Ferrari e Luperini hanno ragione del Piacenza che con Silva aveva tentato di accorciare le distanze. Pistoiese al decimo posto in graduatoria. Chiude il quadro dei match di giornata il posticipo Pro Piacenza-Pisa e i nerazzurri non si fanno scappare l'occasione di scavalcare la Robur in graduatoria. Un 3-0 inferto dai nerazzurri al Pro Piacenza grazie a Mannini sul rigore all'ultimissimo tuffo prima di andare negli spogliatoi per il riposo. Buscher ed Eusebi presentandosi di fatto al prossimo derby contro il Livorno come nuova rivale per la vetta della classifica che comunque rimane in termini di punti piuttosto lontana anche per i nerazzurri. Per questo punto sulla consueta giornata di Serie C è tutto, un saluto da parte di Filippo Tozzi. Grazie al nostro Filippo Tozzi per aver curato il punto della giornata, lo ritroveremo martedì prossimo, come ritroveremo Roberto Benincasa. Buonasera a voi. È stato un piacere, Dennis Iapichino. Anche a me. Naturalmente in bocca al lupo per la partita contro l'Arezzo e il proseguo della stagione. Leonardo Betti, naturalmente ne approfittiamo per fare gli auguri anche al Siena Club fedelissimi per grazie, i 47 anni. Per i 47 anni, grazie. Sì, di attività come naturalmente facciamo. Un invito a tutti a venire sì, allo stadio. Certo, venire. Volevo proprio fare, come anticipato, comunque sia, facciamo gli auguri naturalmente e gli auguri anche di buon lavoro a tutti i club organizzati, la tifoseria bianconera, ragazzi della curva, insomma, continuate a dare il vostro supporto. Ci rivedremo martedì prossimo anche con Lucrezia Polidori. Ciao a tutti i nostri amici da casa, vi aspetto martedì prossimo. Ringrazio alle telecamere Mattia De Santis, Daniele Bellavista e Tommaso Bruni e in regia naturalmente immancabili Franz Plantone e Diego Gasparoni. Da parte di Giulio Valenti è tutto, con Calcio Spettacolo l'appuntamento è a martedì prossimo e l'augurio di un buon proseguimento di serata. Vi lascio con il notiziario.